Benvenuti su Politica Vox. Oggi ci immergiamo nel complesso conflitto tra Ucraina e Russia, un tema che scuote le fondamenta dell'ordine globale. Vediamo insieme le ultime mosse e il loro impatto sul futuro internazionale. Kiev intensifica le operazioni. L'Ucraina, con i missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti, ha colpito obiettivi strategici russi, depositi di munizioni, basi logistiche e centri lontani dal fronte. Perché è importante? Tatticamente rallentano le operazioni russe, strategicamente lanciano un messaggio chiaro: Kiev non si arrenderà. Mosca risponde duramente. La Russia colpisce il cuore delle infrastrutture ucraine: centrali elettriche, depositi di carburante e reti di distribuzione. Con conseguenze drammatiche, milioni di civili senza riscaldamento e elettricità in pieno inverno. Mosca avverte: la linea rossa è stata superata. Pausa. Il ruolo degli Stati Uniti. Washington continua il suo supporto a Kiev: armi avanzate come HIMARS e ATACMS, fondi per stabilità economica e ricostruzione e pressione diplomatica contro Mosca. Ma la domanda è: dove si fermerà questa escalation? L'Europa intanto affronta enormi pressioni economiche e militari. Il costo umano. Mentre le grandi potenze si affrontano, i civili pagano il prezzo più alto, oltre 9.000 morti secondo l'ONU, milioni di rifugiati, intere città in macerie. Questo conflitto travolge vite e ridefinisce il nostro futuro collettivo. Diplomazia o escalation? Escalation globale o tregua? La risposta è incerta, ma una cosa è chiara: il mondo guarda e il tempo stringe. Grazie per averci seguito su Politica Vox. Lascia un commento, attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti e condividi per far conoscere il nostro lavoro. Alla prossima, ciurma!